Sono Ezio Arlati, sono un docente di progettazione tecnologica assistita al Politecnico di Milano e faccio ricerche sulle applicazioni di Building Information Modeling alla progettazione degli edifici, in particolare con attenzione agli aspetti termoenergetici, ma non solo. L'impiego di un approccio cognitivo come il Building Information Modeling, che è molto più di una tecnologia, ha lo scopo di rendere possibile la gestione dei sistemi di dati complessi ed eterogenei che devono intervenire e giocare la loro parte essenziale nella definizione dei requisiti di un progetto che non può più permettersi di essere dispersivo né delle energie né di ogni altro tipo di risorsa. Esiste un grande sviluppo, specialmente nei paesi più evoluti dell'Europa come i paesi scandinavi, nell'impiego di tecnologie Building Information Modeling, coordinate tra l'altro all'interno di una visione che si chiama IFC, Industry Foundation Classes, per assicurarne l'interoperabilità, cioè il trasferimento dei modelli di progetto in vari formati dentro tra uno e l'altro degli ambienti di progettazione, anche specialistici, per esempio quello di simulazione termoenergetico, per esempio quello di simulazione strutturale o acustico o illuminotecnico, al fine di asseverarne in anticipo, nell'atto stesso della progettazione e dello sviluppo di dettagli, la qualità dei risultati che vengono attesi. In particolare, culmine di l'approccio cognitivo e dell'impiego delle tecnologie di Building Information Modeling è lo sviluppo del concetto di virtual building, vale a dire prepararsi progressivamente a capire che il nostro progetto è semplicemente l'anticipo e la previsione di quello che accadrà poi nella costruzione e nella gestione dell'edificio, e che quindi in realtà dobbiamo imparare a progettare non con degli aspetti grafici e con delle soluzioni grafiche, ma dobbiamo immediatamente confrontarci con la materia concreta e con cui sarà costruito l'edificio e le risposte in termini di servizio che queste potranno dare. Anche qui non inventiamo niente di nuovo, in realtà virtual building è quello che è stato, al di là della parola inglese e al di là dell'impiego di strumenti informatici, la grande esperienza di progettazione dei maestri del passato ci ha insegnato. Naturalmente la complessità con cui dobbiamo fare i conti oggi e l'enorme accelerazione delle tematiche, della disponibilità di materiali, della opportunità di impiegare in un modo o nell'altro le risorse, ci obbliga a guadagnare enormemente tempo e non sprecare questa risorsa fondamentale che è il tempo e le relative opportunità. Tuttavia noi teniamo buoni e mettiamo a frutti quegli insegnamenti e cerchiamo di coniugarli con le tecniche, gli strumenti, le opportunità, le risorse di elaborazione di una massa crescente e complessa di dati che oggi abbiamo a disposizione, per esempio attraverso i software, ricordando però che il vero contenuto non è una tecnologia, ma è veramente una rifondazione dell'approccio cognitivo che ci fa ritornare a riconsiderare in una maniera naturalmente molto più complessa nella realtà contemporanea al modo di pensare architettura che avevano i nostri maestri, che la bioarchitettura l'hanno praticata per secoli.